Secondo la tradizione, Giotto fu discepolo di Cimabue e presto lo superò oscurandone il nome. Se l'esordio giovanile con Cimabue è sicuro, certamente le prime opere di Giotto dimostrano già la frequentazione dell'ambiente romano, dove lavoravano il pittore Cavallini e lo scultore pisano Arnolfo Di Cambio. Probabilmente Giotto partì da Roma per andare a dipingere ad Assisi nella Basilica di San Francesco. È formata da due costruzioni sovrapposte. L'inferiore è cripta, ma anche chiesa con cappelle ed altari. Sostiene sia idealmente che materialmente la chiesa superiore, dove, e non è un caso, Giotto dipingerà San Francesco che sostiene sulle spalle la chiesa romana. La sua concezione nuovissima, anche rispetto al gotico d'Oltralpe, influenza d'ora in poi l'architettura monastica. Negli ultimi vent'anni del 200, le decorazioni della Basilica costituirono l'occasione di interessanti sperimentazioni artistiche che volevano verificare le possibilità intrinseche della figuratività bizantina, fino a quel momento dominante, con le sue icone e la rigidezza delle forme espressive. Giotto è il solo protagonista del nuovo ciclo, incominciato subito dopo il 1296 per l'iniziativa, spregiudicatamente moderna, del generale dei Francescani da poco insediatosi. Nel miracolo della fonte, i profili e i piani delle rocce corrispondono esattamente ai gruppi delle figure: i frati con l'asino, il santo in preghiera, l'assetato. Sembrano quasi personaggi scolpiti nella pietra arida del monte. Giotto si è ormai liberato dai condizionamenti dell'arte bizantina, ricollegandosi ad una fonte classica, a un'arte i cui contenuti erano la natura e la storia. Molti riquadri eseguiti o solamente ideati da Giotto presentano una costruzione prospettica. Ma poiché è il fatto rappresentato che la determina, non è mai la stessa, non ha dimensioni e proporzioni costanti, non dipende da una geometria nello spazio. Nell'omaggio di un semplice, un uomo povero di Assisi stende le vesti dinanzi al beato Francesco e rende omaggio a lui che passa. L'episodio, primo nell'ordine del racconto, è da collocarsi fra gli ultimi in quanto a cronologia esecutiva, secondo l'unanime parere degli studiosi. Nel dono del mantello, Giotto pare voler fissare la formula della sua metrica spaziale, dove il pathos non si esprime in gesti concitati, tali da seguitare oltre la figura. Lo spazio è costruito come un piano inclinato su cui poggiano le figure. Abbiamo qui un ordine morale dell'agire cristiano, così come nei classici avevamo un ordine naturale. Nell'apparizione al concilio di Arles, la notevole articolazione dell'architettura vuole indicare la stabilità dell'ordine francescano. Vediamo come per Giotto l'invenzione della storia figurata e la struttura dello spazio siano tutt'uno. Non sempre infatti le parti più importanti e significative del dipinto sono le figure e le teste dei protagonisti. Le braccia aperte del santo si contrappongono con evidente funzione architettonica, portante, agli archi ogivali del fondo. Nei primi anni del 300, dopo un soggiorno a Roma voluto da Bonifacio VIII per l'affresco del Giubileo, Giotto si reca a Padova per ricoprire le pareti della Cappella degli Scrovegni, dopo aver dipinto nella Basilica Francescana di Sant'Antonio affreschi purtroppo andati perduti. La definizione dello spazio è interamente affidata alla pittura. Giotto ha cercato un'armonia coloristica d'insieme. Indipendentemente dalle singole storie, v'è un'immagine spaziale unitaria, dominata dal ricorrere della nota dell'azzurro nei fondi.
sull'azzurro, come una variazione melodica, si modulano le gamme chiare, luminose, degli altri colori. Nella Crocifissione si riscontrano più che altrove nel ciclo forti legami anche in quanto a ritmica spaziale con l'iconografia tradizionale. L'episodio appartiene chiaramente, come mostrano alcuni particolari affatto identici, allo stesso momento delle scene relative alla Passione. In questo affresco Giotto, con un atto rivoluzionario, riduce a zero il grado di iconicità dell'immagine, tagliando in questo modo i ponti con la cultura figurativa italiana del 200. La presentazione iconica del Cristo, tragica e atemporale, è diventata rappresentazione storica. Il ciclo degli affreschi comincia con la cacciata di Gioacchino dal Tempio, un episodio biblico collegato con la nascita della Vergine che stiamo osservando. Nelle storie di Assisi v'erano i protagonisti e talvolta il coro. A Padova le figure sono più piccole e numerose, raggruppate. Dal rapporto affettivo e umano tra la Madonna e il Cristo traspare la continuità ideologica di Antico e Nuovo Testamento. Anche nella fuga in Egitto, Giotto esprime il punto culminante e cruciale della storia dell'umanità, a cui la presenza reale del Cristo pone con estrema chiarezza l'alternativa morale del bene e del male. Nelle storie di Padova, l'architettura viene concepita come spazio ambiente. Più spesso, come nella preghiera per la fioritura delle verghe, compensa e dissolve la gravità delle masse delle figure con l'ascesa delle linee verticali, i nitidi piani del colore, la metrica scandita delle proporzioni. È una forma astratta, quasi metafisica, che traspone l'evento in una dimensione soprannaturale. Grandi opere dell'ultimo periodo sono gli affreschi dipinti nelle cappelle Peruzzi e Bardi della Francescana Chiesa di Santa Croce a Firenze. Nella Resurrezione di Drusiana i colori sono tutti in rapporto con una tonalità di base che fa da comune denominatore. Non si danno come tinte pure o qualità assolute, ma rientrano in una scala di valore che va dalla minima alla massima luminosità. All'epica di Assisi e alla lirica di Padova segue la concertata coralità degli affreschi di Santa Croce. Le storie di San Francesco nella Cappella Bardi possono essere considerate le opere più commosse che Giotto abbia dipinto. Con esse la pittura, fino a quel momento assorta nella contemplazione del divino, entra finalmente in contatto con la sostanza viva dell'umano. Con il coraggio del rivoluzionario, Giotto rinuncia alla metrica obbligata della poesia per instaurare una prosa pittorica intensa, flessibile e ricca. Giotto, nel 1334, è nominato architetto della fabbrica di Santa Maria del Fiore, per la quale realizza il campanile. Un'alta torre quadrata, sostenuta agli angoli da robusti contrafforti di rinforzo alle volte interne, e nel salire via via svuotata da coppie di bifore e all'ultimo piano da una grandissima trifora. Il progetto della cattedrale fiorentina di Santa Maria del Fiore, in seguito alterato anche nelle dimensioni e nella planimetria,
è attribuito al grande scultore Arnolfo Di Cambio. Iniziata nel 1296, la costruzione si protrasse lungo tutto il corso del 300 e trovò definizione ultima con la realizzazione della cupola nel 400. Arnolfo architetto è, al pari dell'Arnolfo scultore, un artista che con grande respiro abbraccia una vasta cultura classica, maturata anche durante un lungo periodo trascorso a Roma. Ciò favorì, anziché impedire, un'apertura verso tutte le possibilità del moderno, del gotico. Lo spregiudicato progetto originario di Arnolfo innesta allo schema longitudinale delle navate un ampio corpo a sistema centrale. Appare chiaro il riferimento al motivo francese delle cappelle a raggiera, qui ricondotto all'equilibrio simmetrico della centralità. Il raccordo tra il corpo longitudinale e il centrale non è risolto mediante la funzione e l'articolazione di masse murarie e atmosferiche. Tutto si riduce a una composizione dei volumi e dei piani che li delimitano. L'ottagono centrale ha 6 lati aperti e 2 chiusi, che si presentano rispetto all'asse delle navate come piani obliqui. Arnolfo diffonde in quasi tutta l'Italia la tematica della scuola pisana, rivitalizzando i sedimenti classici degli ambienti romano e campano, finendo così per orientare l'universo artistico in una direzione che può già dirsi umanistica. Umanistico è il tema spesso ricorrente della statua, capace di consacrare il personaggio alla storia, come osserviamo nel Bonifacio VIII del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze. Umanistico è anche il modo di comporre, entro spazi misurati, questa Madonna col Bambino. L'alternativa di figure e vuoti consente ad ogni immagine di situarsi come un volume preciso, entro una cubatura ideale. La figura torna così ad essere la misura delle cose, in grado di contenere tutta la realtà. Una personalità altissima, quella di Duccio di Boninsegna, rappresenta a Siena un'alternativa all'indirizzo linearistico e plastico di Cimabue. A Siena non esisteva una robusta e celebrata tradizione pittorica, prima che nel 1308 l'opera del Duomo senese ordinasse a Duccio la grande pala con la maestà della Madonna per l'altare maggiore. È dipinta su due facce. Nella parte posteriore è rappresentata in 14 scomparti la Passione, di cui stiamo ammirando la deposizione. La pittura di Duccio può sembrare meno commossa e commovente di quella di Cimabue. In realtà è solo meno drammatica, meno riferibile ad una esplicita poetica dei sentimenti. Nella Maestà, la Madonna in trono tra file di santi. Il trono misura la breve profondità in cui si scalano i ranghi dei santi, riempendola con i colori delle vesti, eliminando ogni possibilità di sfondo con la distribuzione delle figure. In questo modo, il colore non risalta mai su un fondo e tutte le distanze sono espresse col distacco o l'accostamento dei toni, con il chiaroscuro tenuissimo ma profondo delle forme. Dove per Cimabue era la condensazione plastica dell'immagine, qui per Duccio è una condensazione coloristica. A partire da loro, la storia della pittura sarà la storia della relazione tra forma e colore, tra visione plastica e visione coloristica.